Ciao a tutti ragazzi, sono XMax e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video andremo a aprire il baule magico che ho trovato in una partita chill. Stavo giocando la sera e da un momento all'altro mi è scattato questo baule magico e ho detto: ma facciamoci un video. Questo video uscirà il 14, però ragazzi, prima di tutto, prima di iniziare il video, volevo scusarmi. Spero che accettate le mie scuse perché ho fatto un errore gravissimo da youtuber, cioè dirvi un orario sbagliato della live. Magari qualcuno mi stava aspettando, ma vi ricordo oggi che sono in live ogni giorno alle 20, dal 14 giugno fino all'8 luglio. E questo video infatti uscirà il 14 giugno, cioè martedì, se non mi sbaglio. Quindi oggi andremo a giocare un po' di ladder e poi andremo a aprire il baule magico alla fine del nostro video. Andiamo subito, non so perché c'è il 2.6, lo togliamo subito, possiamo anche. Non ci credo ragazzi, di pochissimo. Andiamo qui. Maestria. Molto bene, 3.000 monete, io non le butto via, sinceramente. Vi ricordo ragazzi di cercare TXMAX su TikTok, di iscrivervi e attivare la campanella, mettendo un bel likeino alla live, un bel likeino qui. Qui abbiamo già richiesto, molto bene, molto, muy bien, muy bien. Il pass poi lo apriremo poi in un video. Direi di partire subito. Questo l'ho messo. Ovviamente il wifi in questo momento non va molto bene. Cosa ci possiamo fare? Qua abbiamo preso tutto. Direi di partire, ragazzi. Mettete un bel like e iscrivetevi. Vi aspetto stasera alle 8 in live. Allora, perché ragazzi, siccome sono all'estero, c'è un fuso orario, mi sono sbagliato. Lascio stare. Cioè, potete, lasciate stare perché vi conviene. Non c'è bisogno di. Io penso ai miei problemi psicologici. Allora. Madò. Madonna. Orda di robe. Mi faccio difendere questi. Ma porca, ho già perso. E vabbè, ma che cacchio. Ho perso, ma ragazzi, ma. Io ve l'ho detto, ragazzi, c'ho problemi con i verbali celti con furia. Io ve l'ho detto. Drago Inferno, no però ragazzi, non è. It's not possible to win here. It's not possible to win. Allora, o facciamo un trenino mega gigante, o we have lost. Questo qua è counterissimo nel mio deck. 5150 coppe siamo. Video dropping o video in cui. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Si può recuperare. Ci dobbiamo ricordare che c'è. Gli scheletrini, questo. Ha sbagliato. Queste fregge sono state perfette. Di quella parte su. Allora, questi devono andare di lì. Mentre i barbari scelti si fermano. O così. E vabbè, però che cavolo. Basta, sti barbari scelti mi hanno rotto. E come faccio, ragazzi? Non. Ho preso 3.000 danni comunque. Difendendo anche e sprecando anche un boss di Elisir. Allora, ragazzi, credo che questa qua sia persa. Adesso arriva il per due. Possiamo fare magari un trenino. Drago infernale, gran cavaliere domatori. Ma. Questo facciamo così con gli scheletri. Gran cavaliere. Ovviamente c'è pure la torre infernale. Cioè, ragazzi, io non posso. Allora, io. Allora. Lui la torre con la torre infernale mi toglie subito il Gran Cavaliere. Prima cosa. Qua abbiamo fatto anche un po' di danni, ma ragazzi, ma non basta. E poi adesso lui riparte un'altra volta, così. E io devo per forza difendere qui, però, ragazzi. Perché sennò si prendono gli schiaffi, ci prendo. Posso solo provare a mettere una tronco e fare la torre. Ma non ce la faccio. No, ragazzi. I've lost. This game. L'ha persa, ragazzi. Abbiamo perso la prima. Vediamo se riusciamo a recuperare, ma. Se oggi è un giorno perdere, sarà. Perderemo. Meno 24. Vabbè, dai, proviamo a farne ancora un po'. Ancora un paio. Vi ricordo, ragazzi, di mettere un bel likeino. Un bel like. E anche se fate un like, provateci. Escono tipo dei fuochi d'artificio. Quindi fatelo, fatelo, ragazzi. No, ho sbagliato. No, 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 ragazzi, così non va bene.
fa quello che faccio io. Mi ha fatto un danno, però così non può. Allora, ragazzi, qua c'è il punto. Ho perso. Anche lui l'ha sbagliato il cannone, però io potevo non sbagliarlo. Il problema è che io so giocarci sto gioco. Su qua magari non sa giocarci, ma peccato perché sarei in vantaggio invece adesso. Invece no. Lui è counter del mio deck, eh. Quindi devo essere molto bravo. Devo ciclare, ciclare, ciclare. Allora, diciamo che sono in grado di batterlo, ecco. Questo qui c'è il moschettiere, non è un grandissimo problema per noi. Non dovrebbe essere un grandissimo problema. Se quel pipistrello mi fa danni alla. Bene, il moschettiere dovrebbe essere andato con un log sperando che perfettamente va via. Questo golem di ghiaccio deve averlo sbagliato. Forse pensava che magari sarebbe rimasto in vita il moschettiere. Siamo in vantaggio di un po'. Questa qua potremmo vincerla. Perché questo qui non è. No, perché di solito mi battono con il 2.6, ma questo qui non mi sembra un pro player di 2.6. Allora, il cannone non posso metterlo perché lui mi fa il damage jump. Quindi è inutile che me. Partiamo di qua. Ho pure sbagliato il domatore, ragazzi. Ragazzi, sì. Vabbè, ho sprecato un botto di roba, ragazzi, per niente. Peccato, peccato, ragazzi, perché. Qua devo mettere per forza un cannone. Allora, il problema è che non c'ho Elisir. Perché lui il Gran Cavaliere me lo difende tranquillamente. Tranquillamente. Se è bravo lo difende tranquillamente. Potrebbe attivarsi la centrale. Vediamo se se l'attiva. Non se l'attiva. Ok, vuol dire che forse non sa farlo. Non è che. Neanch'io so farlo bene. Allora. Vediamo un attimo. Se lo facciamo tornare indietro, ho sbagliato un'altra volta. Il cannone. E mi ha recuperato tutto. Per colpa mia e basta. Ragazzi, se uno è scarso, non ci si può fare niente. Allora. Cannone messo in extremis. Allora, ora vinciamo o non vinciamo, non posso perderla. Questo qua me l'ho fatto. Questo cannone l'ha sbagliato, ragazzi. No, no, sono io che sbaglio a mettere il domatore, non, lui non sbaglia niente. Guarda, l'avrei già vinta, ragazzi, se giocavo bene. Io ve lo posso dire sinceramente. L'avrei già vinta, devo pushare tutte e due le lane. Devo continuare così. Continuo così, con calma. Tranquillamente, domatore. Ho vinto. Bene. Bene, 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 bene. Il 2.6 non sapeva giocarlo questo. Molto bene. Io ho giocato veramente malissimo. Però lui per fortuna non era fortissimo, quindi abbiamo battuto. Più 27, abbiamo guadagnato 3 coppe. Facciamo l'ultima, dai, facciamo l'ultima e poi dopo apriamo il nostro baule magico. Speriamo una leggendaria, ma non credo proprio. Part. No, no, non parti, oh, battaglia. Non so perché ho scritto su parti, lasciate stare. Ragazzi, iscrivetevi, vi aspetto stasera alle 8 in live. Allora, livello 11. Ci avrà un altro 2.6? Ci avrà il deck di Ciccio? C'ha la prima. Non è che è logbait, non credo. Due danni. È logbait? No, non è logbait. Non è logbait. It's not logbait. Però c'è il mago Zap. Io c'ho il Drago Infernal. Purtroppo non c'ho l'Isir. Però lo metto comunque, anche se non c'ho l'Isir. Vai, vai, Drago Infernale. Forse l'ho sbagliato. L'ho sbagliato. Non c'ho Elisir adesso. Adesso come faccio? Ma porca vacca. Guarda, se Drago Infernale mi fa anche un pochino di danni soltanto. Però non mi fa di veramente pochi, pochi, pochi. Questo lo devo difendere così. Qua prendo due danni. Ragazzi, non ci posso fare niente. Sto giocando comunque veramente malissimo. Lui l'ha sbagliato questo. Che faccio un po' di danni. Cannone per forza. Log per forza. Non mi dire che. No, ho sbagliato. Vabbè, mi entrano quelli. Ma che cavolo di deck c'è questo? Non so io, ragazzi. Non so che cavolo. Vabbè, mi. Allora, quel cavaliere non è che sia così.
pericoloso, perché comunque lui mi ha fatto danni da tutte quelle parti. Io solo da una. Quindi, allora, se lui mi fa una torre, ho perso. Io devo solo difendere e però così io non posso, allora. Devo per forza mettere un log di distrarre per cercare di distrarre un attimo il mago e tenere il cannone per difendere il mago e non prendere danni. È quello che volevo. Però il problema è questo. Vabbè, ragazzi. Ma non sa giocarci, non sa giocarci! Ma ragazzi, spero che l'avete visto, ragazzi. Non so cosa ho fatto. Però qua mi fa danni. Spero che me ne entra solo uno. Allora, credo di aver perso la torre anch'io, però. Ragazzi, perché il cannone qua è la carta fondamentale. Qua devo perdere per forza un gran cavaliere, perché sennò. Qua in questa partita qua, ragazzi, il cannone è la parte più fondamentale. E non sto giocando molto bene. Allora, l'unica cosa che posso fare è partire così con questo. Il Dego Infernale sarebbe veramente inutilissimo, quindi. Però non ho fatto neanche un danno, ragazzi. Questa è. It's lost. This is lost. Cannone per forza qui. Cerchiamo di difendere, ragazzi. Devo resistere, ma. Questa qua non sa da vince, non sa da vince. Mi servirebbe un. No, come faccio a difendere due lane? Ne ho perso. Ma no, peccato perché forse potevo vincerla anche se non me la meritavo, però non ce l'ho fatta. Vabbè, ragazzi, abbiamo solo. Mi ha vinto una, persi due. Sta diventando difficile vincere. Volevo arrivare a 6.000 coppe, ma penso che me lo sognerò. Andiamo a aprire questo baule magico che alla fine. È il soggetto del nostro video. Apriamo tutto, sì. Ragazzi, aspettate un attimo. Vabbè, qua ovviamente sfortunatissimi, ragazzi, però in questo video avete visto? Jolly Domatore. Non sarà in questo video, sarà in un prossimo video che vi faccio vedere. Vi faccio solo uno spoilerino per il prossimo video di Clash Royale. Forse non sarà il prossimo, ma tra un po' farò un video così. C'è un libretto qua, ragazzi. C'è un libretto qua. Io ho il domatore a livello 12. Con il libretto miglierò il domatore a livello 12. Con il libretto arriverò a livello 13. E poi dopo, ragazzi, guardate qua. Libretto, ragazzi, raro. Domatore a livello 14. Io non ho detto niente. Mettete un bel like se volete il prossimo video, che sarà un'emozione bestiale, perché porteremo anche il domatore livello max, sono contentissimo. Si chiamerà. Perché il cannone è stato il primo, il domatore sarà la seconda carta che maxerò, che è di livello di rara, mentre il cannone è a livello comune. Ma comunque, non voglio fare altri spoiler, abbiamo 134.000 monete, quindi dovrò mettermi a far monete. Ragazzi, un bacio, mettete un bel like, iscrivetevi, attivate la campanella, cercate tutti i Tixmax su TikTok, come c'è scritto in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene, ci vediamo anche in live alle 8. Ciao, alle 20.